so chi di voi lo conosce, ce l'ha presente, no Roberto, Bruno, come si chiama? Bruno. Che avrà 75 anni adesso. Sta di fatto che la casa della salute, come originariamente è stata pensata e scritta anche da Maccacaro, nei fatti è stata declinata nelle regioni che se ne sono fatte carico in maniera completamente diversa. Sostanzialmente la casa della salute come termine è stata brevettata, se vogliamo, dalla medicina democratica, ma è stata in realtà a tutt'oggi utilizzata pensando e costruendo cose molto diverse. Questa chiaramente è la persona a cui ci riferiamo, e su questo noi dovremmo anche un po' arrabbiarci su questi aspetti. Io qui ho riportato uno stralcio di un articolo che avevo scritto nel 90, sul numero di Medicina Democratica, numero 72, a cui faccio riferimento per far capire il senso anche dell'operazione Casa della Salute, che non è, come vedremo, un servizio nuovo, è un'impostazione diversa rispetto alla quale noi dobbiamo anche ragionare quando parliamo di un servizio sanitario che ci assorbe soldi, che sono la maggior parte dei bilanci regionali, che dobbiamo ricordarci su questo, e che, come stiamo vedendo anche in questi giorni ancora una volta, tutto fa fuorché per seguire prevenzione e salute. Per ombre il circo vizioso lo vedete, sostanzialmente è quello di riportare al territorio un percorso che, generando in realtà invece sofferenza, fa fare un po' un circolo come un gioco dell'oca, peggio ancora di un circuito vizioso, nel senso che si torna indietro, si va all'info, creando semplicemente business sulla pelle dei cittadini e dei malati. Ma io non voglio parlare di casa della salute se non parliamo, qui si parla di facoltà di medicina capovolta, ma dovremmo parlare anche di facoltà in generale capovolte, che hanno a che fare con, diciamo, il discorso sanità, salute, ambiente, ma un po' tutto quello che oggi si rivolge, possiamo pensare anche alla geologia e via discorrendo. Una battaglia su questo, avevamo cercato di avviarlo, di riavviarlo anche con alcuni collettivi in Puglia, collettivi studenteschi, partendo dall'università, ma io penso che anche su questo ci dobbiamo spendere, perché quando diciamo sostanzialmente dobbiamo anche impattare con i cosiddetti operatori, dobbiamo pure capire in che termini. Allora, se Maccacaro proponeva all'epoca un rivolgimento alla facoltà di medicina, mettendo i primi 2 anni, come vedete, quelle materie che sono veramente uno stravolgimento rispetto a quello che normalmente è una facoltà di medicina, vedi, il servizio medico sociale, cioè praticamente quelli che vogliono fare medicina, ma vorrei dire anche psicologia, roba varia, devono da subito stare nei quartieri, stare nelle situazioni in cui c'è un contatto diretto con quelli che in teoria un domani dovrebbero essere i loro utenti, no? E anche chiaramente interessarsi di ecologia umana, di sociologia, economia politica e via discorrendo, per andare via via negli anni successivi a parlare un po' di difesa della salute mentale, no? Vedete, quarto e quinto anno, ad esempio, medicina del lavoro, pensiamo una cosa del genere. Oggi come oggi noi non la, anche noi stessi non ce ne facciamo carico per riportare anche nelle sedi che sono le università e non solo, no? Riportare anche ai giovani studenti un'opzione di questo tipo, perché tra l'altro nessuno impedirebbe, anche con l'attuale diciamo con l'attuale facoltà, di proporre già dall'inizio, ad esempio, di stare con noi nelle diverse situazioni in cui si costruiscono le battaglie. Pensiamo anche agli stessi, alla stessa facoltà di giurisprudenza, no? O di scienze giuridiche, come cavolo si chiama oggi, no? Anche lì non è che dobbiamo aspettare gli avvocati, anche lì la facoltà potrebbe essere capovolta oggi più che mai. E questa non è una questione così caotica che io sto qui affermando, io personalmente credo fermamente che su queste questioni, la facoltà di medicina capovolta, o le facoltà in particolare, e la questione
della casa salute noi dobbiamo fare una riflessione. Vabbè, qui c'è una specie di giochetto sui termini, dare gas alla salute significa sostanzialmente puntare su queste 4 P: prevenzione, promozione, partecipazione, protezione dei soggetti fragili, intendo essenzialmente quel senso di responsabilità che deve esserci nel momento in cui anche si rivendicano dei diritti. Penso alla questione dell'utilizzo anche di sostanze stupefacenti, psicotrope, legali o illegali che siano, che possiamo affermare che chi vuole può fare uso di sostanze, ma è un dato certo, questo deve avvenire dentro anche un senso di responsabilità che porta anche alla protezione dei soggetti fragili, nel senso che chiaramente la mia libertà individuale deve fare i conti anche con rischi a cui posso sottoporre altre persone. In Puglia, qui oggi si dice io dovrei parlare della Puglia, la Sardegna non c'è, l'abbiamo annessa la Sardegna, è scappata con Silvio la Sardegna, no? Perché il titolo era Puglia, l'esperienza della Puglia e della Sardegna sulla casa della salute. In Puglia la casa della salute è entrata nel piano regionale salute, viene prevista e, come leggete qui, è sostanzialmente una sorta di poliambulatorio, no? Che rimette anche, poi lo vedremo, su un piano logistico nella stessa struttura tutta una serie di servizi, inclusi i medici di famiglia, poi la medicina specialistica e tutti i servizi che oggi fanno riferimento all'area distrettuale, anche interventi tipo eventualmente ospedale di comunità e le attività, come dicete qui, anche di prevenzione. Questo è quello che è previsto nel piano regionale salute pugliese. È previsto sostanzialmente che se ne attivino almeno 2 case della salute per ciascun ASL pugliese, le ASL allo stato attuale sono 6, in realtà l'orientamento sta avendo fuori averne almeno 1 per distretto. I distretti sono per popolazione di circa 50.000 abitanti. Già qui capiremo dopo che questo non risponde ai criteri, ai parametri che Maccacaro aveva non a caso formalizzato rispetto alla casa della salute. Il riferimento preciso è al fatto che la casa della salute deve diventare, questa è l'enfasi che si fa, sede unica degli studi di medicina, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta. La continuità assistenziale, quindi una presenza H24, e qui è l'elemento pregnante, cioè non nasce la casa della salute neanche in Puglia per quella centralità che Maccacaro dava, lo vedremo, alla partecipazione sostanzialmente, no? Quindi a una capacità che le realtà, le associazioni, i cittadini, i comitati di partecipazione devono poter esprimere in quel luogo fisico per governare i processi e i cicli produttivi della salute nel territorio. Leggiamo sempre il piano regionale della salute, appunto, che tra le varie, nei vari obiettivi alla fine vedete che c'è questo riferimento all'UTAP e viene riproposto anche dal punto di vista finanziario, quindi vengono finanziate, non vengono solo denunciate le case della salute. In Sardegna se ne prevedono 34, in particolare c'è stata una delibera della giunta regionale del giugno e poi una di settembre con cui si è data via la nascita della casa della salute. Anche qui le case della salute nascono sempre perché i medici di famiglia, i pediatri e così via si ritrovano insieme in queste strutture, no, insieme all'emergenza, per dare quindi una sorta di continuità di punti di riferimento ai cittadini utenti. Si prevede la porta unica di accesso e via discorrendo. Questo aspetto, ripeto, è un aspetto importante perché fino adesso questo tema è stato trattato più tra i detti lavori, cioè è stata scippata la casa della salute. Ne parlano solo i medici, i famigli se ne parlano, no, ne parlano i pediatri, se ne parlano, tra l'altro immettendo dentro quattrini, perché sapete che i contratti dei signori medici poi dopo vengono incrementati negoziando con ulteriori fondi e così via, tutto in realtà sulla pelle dei cittadini, perché da nessuna parte viene fuori che sono state coinvolte le associazioni e via discorrendo. E in effetti mi chiedo quale casa della salute di chi?
se i padroni di casa devono essere i cittadini, come così deve essere. La proposta di Maccacaro praticamente è quello che sostanzialmente che cosa dice? La casa della salute è il modo, secondo Maccacaro, di recuperare la memoria storica, essere legata alla realtà, guardare al futuro, quindi rinnovarsi e innovare anche, innovare insieme. La casa della salute, qui è il caso che uno ponga attenzione a questi grafici che ritrovate anche nel libro Per una medicina da rinnovare. Voi vedete la casa della salute, sostanzialmente questa rappresentazione è stata fatta anche della URSS dell'epoca, è costruita su sostanzialmente a delle subunità, la URSS ha, come vedete, sono quattro subunità, no? Che sono queste che vedete, sono 1, 2, 3, 4, che a loro volta sono formate da tre distretti. I distretti corrispondono ciascuno a massimo 3-5 mila abitanti, e qui ci sono indicati con la I e diciamo il centro del sistema informativo, che poi secondo Maccacaro, voi sapete, deve curare soprattutto informazioni di governo più che quelle di esercizio dal punto di vista dei cittadini. A noi non interessa sapere le piccole cose, interessa sapere sostanzialmente dal punto di vista epidemiologico che succede, quali sono i processi, i cicli produttivi rispetto anche a tutta una serie di patologie e così via. I cicli produttivi non lo uso a caso, no? Perché sappiamo benissimo come si producono anche le malattie, non è che non hanno un esito patogenesi e non sono soltanto di carattere individuale, ma sono anche ambientali e così via. Le varie subunità, come dicevo, H1 e H2 rappresentano l'ospedale e il paraospedale, P è praticamente il servizio di prevenzione, F è il servizio farmaceutico, C ed E, che vedete qui, riprodotti in ognuna delle subunità, sono praticamente quelle che vengono chiamate sedi della consultazione dell'educazione, che in realtà sono vere e proprie sedi di partecipazione governate dai cittadini, dai comitati, vedremo dal comitato di partecipazione, che quindi insistono lì come se fossero dei servizi, perché devono loro essere soggetti di governo, perché si passa al presupposto che il servizio, ripeto, sanitario in quel territorio appartiene ai cittadini, non è dei medici, degli operatori così. Quindi c'è una valenza enorme, immaginiamo che tutte le tematiche ambientali, non solo, come Maccacaro auspicava, entrino in questo servizio. Tant'è che, lo vedremo successivamente, nella subunità polidistrettuale c'è una squadra medica distrettuale costituita da tre medici di base, un ostetrico, un pediatra, un odontoiatra, gravita sull'ambulatorio distrettuale, che pure sede nel medico distrettuale, a sua volta può arrivare un assistente sociale ed un ostetrico. La squadra interdistrettuale di medicina preventiva complementa l'attività degli altri operatori sanitari distretto nei campi di maternità, infanzia, scuola, lavoro, senescenza. E poi ci sono tutte le frecce che raccordano, diciamo, questo sistema. Come vedete, l'importanza che viene data al tema del lavoro, scuola, non a caso, perché è la prevenzione, è la partecipazione, non è questa l'opzione. Ma certamente l'affermare, come nei fatti fa, in maniera non esplicita ma implicita, la delibera in particolare della Sardegna, cioè quello che viene affermato è che questi devono stare fuori dalla Casa della Salute. Allora, la Casa della Salute, come auspicate, invece pone in essere un discorso in cui ci sentiamo una sorta di condominio condiviso insieme, fermo restando che possa essere percorsi differenziati a seconda delle esigenze, ma certamente ad esempio nelle sedi di partecipazione, che sono quotidiane, ordinarie, non è che ci si vede, no, ci può essere una sorta di centro di documentazione o meno, ci si vede insieme i soggetti con problematiche differenti. O cittadini che intervengono sulla prevenzione, si incontrano insieme in quella realtà. Quindi quello che viene appunto affermato è che noi dobbiamo rompere sostanzialmente l'autoreferenzialità e intervenire sui processi di programmazione e quindi non essere meramente consultati. Il riferimento in particolare nei territori al piano sociosanitario, i piani di zona, anche questi sono stati sostanzialmente scippati,
che la casa della salute come piani di zona dovrebbero intervenire sui bisogni, sulla domanda e su una situazione che però non inflazioni le prestazioni. Io spesso mi ritrovo a litigare anche con chi fa tutela dei malati, perché ad esempio si fa un discorso epidemiologicamente, sono aumentati i tumori, ci vogliono più reparti, no? E io dico alt, sti tumori quali sono, da dove vengono? Se continuiamo a fare un discorso a valle in generale, perché oramai sembra che tutti sono malati, noi non possiamo che riproporre ancora una volta l'ospedale centrismo. La casa della salute rompe con questa. La casa della salute non è un qualcos'altro, è un tentativo di ricomposizione dei percorsi di partecipazione, di impatto. Quindi Maccacari non si è chiesto come deve essere ad esempio il servizio elementare o il servizio X. La prima cosa che è impostata sostanzialmente è questa esigenza di stare insieme, cittadini, malati, che cacchio sia, comitati di lotta, roba va, di ritrovarsi in un luogo fisico, in quel quartiere, in quel territorio, impattando con le scuole, impattando con i luoghi di lavoro e così via, per fare battaglie e per riaffermare questa centralità. Quindi deve stare necessariamente in un unico edificio, anche qui per evitare tutta una serie di migrazioni anche all'interno di un territorio, essere dotati di servizi e così via, no? Qui ci sono le varie attività, area amministrativa, sportello unico di accesso, aree delle cure primarie, no? Chiaramente avere i medici di medicina generale, i pediatri per la scelta è importante, perché anche qui bisogna capire, voglio pregare il medico di famiglia centrale in quel territorio, il medico sta lì da solo, come fa a costruire in realtà, a costruirsi una continuità ad esempio assistenziale, se ognuno si costruisce il più piccolo ambulatorio e non è assolutamente in rete. L'ospedale comunitario, le aree abilitative, le attività appunto sociosanitarie, l'area della prevenzione che è fondamentale, che è marginalmente prevista sia nella delibera della Regione Puglia sia in quella della Regione Sardegna, ma l'area della prevenzione è fondamentale secondo Maccacaro, ma penso secondo tutti quanti noi. L'area del servizio sociale, la partecipazione, anche qui si parla, come vedete, il comitato di partecipazione dei soggetti sociali, dei cittadini, sostanzialmente per esprimere forme di autogoverno e anche di autoaiuto. E non si tratta di supplicare gli spazi, quelli sono spazi esistenti, pagati da noi. Cioè, se le fabbriche in teoria stanno in mani ai capitalisti, io mi chiedo, l'azienda sanitaria, quegli spazi di chi sono se non pagati da noi direttamente? Quindi ce ne dovremmo riappropriare. Questi sono i compiti spettanti al comitato di partecipazione, poi ve li leggete voi con comodo nel documento che io vi ho lasciato. Regolamenti come la regione comune. Io vado velocemente a un passaggio ultimo, vabbè qui è un riferimento abbastanza su quello che nel piano regionale della salute della Puglia è stato scritto sull'integrazione della tutela ambientale e sanitaria, poi se volete andate a leggere, è stato immesso questo concetto di valutazione integrata ambientale e sanitaria. Io vorrei concludere con questo passaggio, che vedo che qui ritorniamo su questi temi, no? Io vi ho manco messo di nuovo quel documento, che casa della salute o quant'altro, prima ho parlato di scippo, il problema è che noi non ci possiamo certamente appiattire sulle norme, ma certamente dobbiamo fare in modo che certi contenuti siano anche occasioni nostre di lotta, perché noi anche purtroppo a volte andiamo su comparti strani e sta coperta si tira da una parte e dall'altra. Io voglio riprendere questa esigenza che è anche contenuta in questo documento, che pure vi ho lasciato all'ingresso, che sostanzialmente ribadisce l'esigenza che alcuni passaggi che andiamo a fare, no, certamente noi li possiamo fare con i soggetti più diversi, di cui noi possiamo condividere il 5%. No? Io penso
alcune situazioni in cui ci ritroviamo, ad esempio sui migranti, a impattare con i signori della Caritas o altri, di cui condividiamo, a me per quanto mi riguarda, quel passaggio rispetto in quel territorio, in quella data situazione, alla un'attività di denuncia, ad esempio, così come in quei medici famiglia, no? Questa storia che in Puglia, ad esempio, è stato deliberato, deciso, anche in maniera condivisa con l'ordine dei medici, che praticamente si viene cacciati fuori nel momento in cui il medico denunciasse la persona immigrata. Allora però, parliamoci chiaro, con i medici di famiglia non è che noi condividiamo tutto, ma manco per soi, perché per noi, a me per quanto mi riguarda, i medici di famiglia sono un pozzo senza fine, in senso di denaro che si butta e con quale efficacia, con quale appropriatezza di prestazione, con quale modalità. Però è anche un dato di realtà a cui ci richiama anche Maccacaro, è che noi dobbiamo fare anche dei passaggi che ci facciano fare un passo in avanti, no? Questo passo in avanti oggi lo dobbiamo fare anche costruendo delle alleanze per strada. Su questa storia Casa della Salute, noi con chi stiamo sostanzialmente? Certo che ad esempio, quando qui si è parlato oggi della questione ambientale, se ne parlerà domani, frega qualcosa sulla Casa della Salute, no? A chi fa battaglie su quello strano? Io penso che deve, in quell'accezione, io devo rivendicare per le battaglie ambientali che faccio, per dire, facciamo battaglia contro la centrale termoelettrica a turbo gas, no? Io la riporto nell'ASL, no? Perché sto facendo prevenzione. Ho sempre detto ai signori dipartimenti di prevenzione roba varia, che la più grande azione di prevenzione è bloccare la costruzione della centrale a turbo gas. Mi aspetto che si adotti un piano traffico rispetto a particolari roba varia, perché quella è una delle più grandi azioni di prevenzione, via discorrendo. Ma questo vado a dire nell'ASL. E se avessi la Casa della Salute, dovremmo dire tutti quanti insieme, anche perché patologie allergiche, respiratorie e compagnia bella, è un'ecatombe. Nel piano regionale della salute si scrive il 50% della spesa sanitaria è dovuta a patologie prevenibili. Poi si scrive, ma cosa si fa? E non credo assolutamente, questo devo dire per l'ennesima volta, che noi possiamo costruire generiche alleanze con gli operatori. Ma si chiamasse pure psichiatria democratica, non mi interessa. Assolutamente, allora dobbiamo capire come ricostruiamo invece con comitati di quartieri, comitati che si costruiscono semmai in quel determinato territorio, però delle strategie che ci riportano a costruire una casa della salute. Cioè secondo me noi non sfondiamo da nessuna parte rispetto alla tutela dei diritti, soprattutto su questa versante, se non noi ci investiamo in questa direzione. Quindi la casa della salute è una condizione irrinunciabile. Noi certamente non possiamo essere, come diciamo a Cacaro, un partito sanitario o la protezione sanitaria di questo o quel partito. Dobbiamo necessariamente essere a servizio di, e io personalmente ovunque voglio fare il missionario della Casa della Salute. Perché io in quella realtà un indicatore lo utilizzo. Sono stato in ospedale riunito a Foggia, mi è piaciuto vedere all'ingresso di una struttura di dialisi, un centro di ascolto, di partecipazione dei cittadini. Sono delle occasioni rare dove ci stanno dentro e dove sono loro che orientano, ad esempio fanno dialisi la notte perché ci sono lavoratori, roba, cioè perché essendoci lì una struttura di partecipazione si orienta l'attività degli operatori e si rafforza anche di quegli operatori che vogliono impegnarsi a questa direzione. Ma se non avessero quella struttura di partecipazione, hai voglia tu a cambiare, a orientarsi in una certa direzione, a fare prevenzione perché giustamente si è posto il problema, ma perché io devo avere persone che vanno in dialisi o devono fare, che ne so, perché sono arrivati a questo punto, per quale motivo? Si ragiona insieme sui percorsi e non vogliono che si aprano altri posti dialisi, ma che si faccia prevenzione. Ma questo come si fa a fare? Con l'operatore provvidenziale illuminato. I nemici a partecipazione, ma Cacaro l'ha ben individuato, l'autoritarismo, la provvidenzialità, l'efficienza. Cioè, noi non possiamo costruire una cosa del genere. Allora, le strutture di partecipazione quali sono? Ma non normale, ma noi dobbiamo necessariamente, quando si costruisce un nuovo ospedale o nuove strutture sul territorio, perché ci sono i finanziamenti dell'ex
nei pianeti, qua, illo tempore, un sacco di una pioggia di soldi che arrivano. Dico, ma abbiamo pensato, abbiamo fatto una battaglia che nel mentre fanno nuove strutture, si prevedono strutture o sedi di partecipazione. Ma che sta scherzando, devo andare a elemosinare e avere uno spazio per potermi incontrare. È assurdo tutto questo. In passato, io lo so, in questo sindacato c'erano ancora le sedi, no? Quella era una conquista, avere sedi nelle strutture, perché era un fatto importante in termini di agibilità, no? Vabbè, allora, due sole cose, o insieme dove è possibile, ma registriamo a volte anche il fatto che pezzi di sindacato consistenti ci cacciano, tanto per capirci, no? Allora, la casa della salute noi la dobbiamo ripensare e farne anche una nostra battaglia unitaria su tutto il territorio nazionale. Ripeto, siamo stati scippati, sia la regione Puglia che la regione Sardegna danno un'accezione completamente riduttiva. Medici di famiglia, pediatri insieme, ma io non penso che così si cambia rispetto agli obiettivi che noi ci siamo dati, che sono soprattutto la prevenzione e la partecipazione. Buonanotte. Buonanotte, grazie.